Nasce il Parco Naturale del Po Piemontese. Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il disegno di legge che permetterà l'istituzione del nuovo ente parco, facendo così confluire sotto un'unica gestione gli attuali parchi esistenti nei tratti del Po Torinese, Alessandrino e Vercellese, creando di fatto una gestione unica lungo il tratto subalpino del fiume più importante d'Italia. Sono state così accolte le istanze provenienti da molte amministrazioni comunali e locali, che chiedevano l'istituzione di nuove aree o l'allargamento di quelle già esistenti, attraverso il cambio di denominazione o il passaggio dallo status di riserva a quello di parco naturale. Il testo normativo, così modificato, interviene su più territori del Piemonte, con un complessivo ampliamento della superficie a denominazione ambientale per un totale di quasi 10.000 ettari, che vanno ad aggiungersi ai 190.000 già esistenti. Oltre al Parco del Po Piemontese, vengono istituiti i parchi naturali del Bosco della Partecipanza e delle Grange Vercellesi e dell'Alta Val Borbera, le riserve naturali del Bosco del Merlino, delle Grotte di Aisone, degli Stagni di Berangero, delle Rocche di Antignano, del Rio Bragna, del Paludo e dei Rivi di Moasca. Vengono inoltre implementati i parchi del Monviso, del Margareis, Gesso e Stura e le aree naturali protette che guardano verso il Po dell'area torinese. Subiscono poi una riduzione le riserve naturali di Paesana, Benevagenna e Rocchetta Tanaro, mentre si trasforma l'area della riserva dei laghi di Avigliana in zona naturale di salvaguardia. La normativa introduce un'apposita cartellonistica informativa da disporre presso i principali punti di accesso, la semplificazione delle procedure di selezione del direttore di ente di gestione e le garanzie per il conseguimento della massima efficienza degli enti attraverso il raggiungimento di dimensioni organizzative idonee. Infine, nelle aree protette, vecchie e nuove, saranno validi una serie di vincoli, tra cui il divieto di caccia e le limitazioni edilizie. L'assessore all'ambiente della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto. «Abbiamo completato un percorso iniziato nel 2016 con la legge sui parchi», ha dichiarato Valmaggia. «I comuni desiderano entrare nei CDA dei parchi e daremo loro questa opportunità».